frabusa, con la borusa per i sentieri, langhe e montane. Troppi lassù, anzi Malbri, trovi la tomba di Rocca Verano. Ale ingus, ale ingus, le sembra attual, le sembra attual, si mangia Lucca, fa del mal. Arrende il cuore, sempre contento, sempre contento, a tutta surma anti-moment. Ti fastidi, l'ora non va, l'ora non va, di ottimista, venta la vita, quindi la tuma tutti ci invita a cantea sempre. Che meraviglia, che meraviglia, oh che bontà, oh che bontà, a son gusti e qualità. Prodotti do, prodotti do, la nostra terra, la nostra terra, le tanghi scusa che rastera. Del Val Frabusa, con l'amorosa, per i sentieri langhe e montane. Trovi lassù, proprio lassù, anzi Malbri, trovi la tomba di Rocca Verano. A son gusti e qualità. Prodotti do, prodotti do, la nostra terra, la nostra terra, e tanghi scusa che rastera. Nel Val Frabusa, nel Val Frabusa, con l'amorosa, per i sentieri langhe e montane. Trovi lassù, proprio lassù, anzi Malbri, trovi la tomba di Rocca Verano. Ragazzi, vi vedo parlare con gusto. Ciao, che bel bimbetto. Tu vieni sempre a trovarmi, bravo, eh? Com'è che ti chiami? Fabio, bene. Allora andiamo con un valzerino che ve lo propone il Clarino. Primo luglio. Thank you.
parlate con gusto, grazie, e adesso andiamo con la Maggiorca. La serata sono venuta a trovarci, è venuta a trovarci la banda musicale Giacomo Puccini di Cairo Montenotte. Accogliamola con l'applauso, sono tutti qui schierati. Io ho detto tutti, maestro, sono tutti o una parte del complesso bandistico? Ci sono alcune assenze purtroppo dovute a impegni, comunque la maggior parte siamo presenti. Perfetto, l'anno di fondazione della banda? L'anno di fondazione di questa formazione risale al 1969. Naturalmente non sono gli stessi, si cambiano ovviamente. C'è una rotazione dovuta appunto agli impegni, alle persone che vanno a lavorare fuori e mille altre cose. Comunque questa formazione risale al 1969. Ecco, io tra l'altro vedo giovani e meno giovani. A Cairo o in Valbormida i giovani si avvicinano alla banda, imparano, cioè cercano di imparare a suonare qualche strumento? Abbiamo avuto alcune difficoltà. Ora pare che la situazione si sia sbloccata, anche forse grazie ai piccoli successi che abbiamo ottenuto noi, che non sono grande cosa, però nell'ambito del comune di Cairo hanno così tolto un pochettino quello che era il freno che blocca i giovani ad avvicinarsi a questo tipo di musica. Perfetto, adesso ci fate ascoltare due marce brillanti, mi diceva, però prima di lasciare la bacchetta vorrei fare una domanda qui. Ecco, normalmente le signore o signorine quando si dedicano alla musica normalmente suonano il piano. Ecco, tu o lei, ti do del tu, va. Perché ti metti e suoni il piffero? Ma perché è un bello strumento, comunque suona anche il pianoforte comunque. Lo sapevo, per il piffero hai detto che è meglio, l'hai detto te, non l'ho detto io.
Vorrei fare gli auguri a, ecco, forse il pifforo, no, no, è proprio quello. Gli auguri perché mi hanno detto che ti sposi, dai, so, domani, dopodomani. Ad aprile, comunque auguri anche da parte nostra, facciamo l'applauso alla futura signora e alla banda in due marce brillanti.
vicino a me è la Roberta e Massimo, ascoltiamoli un momentino, vai. La sua valletta Roberta, e vai con una polca? Thank you.
bravo Massimo, grazie Roberta. Cantate con noi La Tempesta, questo brano che uscirà sulla nostra musicassetta che abbiamo inciso poco fa, 15 giorni fa. Vai. Musicale Giacomo Puccini, vorrei chiedere velocemente qui a sto signore se la telecamera riesce a inquadrarlo. Vedo che ha una medaglia, cosa significa? Sono uno dei più anziani della banda, uno, non più anziano, via. Ecco, chi ha la medaglia siete in parecchi però, siete in parecchi. Maestro, chieda a lui cosa ci fate ascoltare adesso, non me ne voglia, non riesco ad arrivare col filo lì, abbia pazienza. La banda eseguirà una marcia sinfonica intitolata Ombra d'amore. E dopo? Due, maestro. Prego. Va bene, facciamo Hey America? Ok, Hey America, Western Soda. Si può anche ballare. Banda musicale Giacomo Puccini di Cairo, Montenotte. Thank you.
Ecco qui, è arrivato l'audio. Ringraziamo finalmente la banda, non finalmente a voi, finalmente è arrivato l'audio, la banda musicale Giacomo Puccini di Caio Montenotte, e la salutiamo con un arrivederci, con un augurio di avervi ancora qui i nostri ospiti. Un applauso, grazie, buon ritorno a Cairo e buona Pasqua in anticipo. Se San Vegumaciù. Grazie, molto gentili, dedichiamo questo brano a tutte le donne in sala e alle telespettatrici. E questo brano uscirà sulla nostra musica setta a giorni, eh? Fioriva il dolce tempore dei tuoi baci, perché sei triste.
dice stamani, gli ho detto, se le tue labbra son fresche e tenaci, e il mucchetto che fioriva dolce e sereno, i suoi baci ha risposto al non veleno. Ma visto mamma con gli occhi di pianto, mi disse senti perché vuoi soffrire, tu ti consumi perché l'ami tanto, e lei sorride al vederti a morire. Hai ragione, ha detto mamma, ma io l'adoro, il mio sogno è la sua chioma ricciuta in oro. Sono i brani del nostro folklore ligure piemontese che noi teniamo a decantare tanto, ed è, se vogliamo dirlo, siamo alle soglie del 2000, ma sono i sentimenti del passato, di oggi e del futuro. Va con una mazurka al clarino. Thank you.
qualcuno. Bravi, bravi, complimenti, ed è grazie a voi se le tradizioni vengono ancora riverdite. Bravo, poi c'hai un clarino, ma avete tutto, avete anche delle belle donne. Fra l'altro tutti lasciate... giovani questi ragazzi, tutti sì, molto giovani. Ed è bello perché appunto riprendete delle tradizioni che cantavano i nostri vecchi, ecco, i nostri nonni. Io vorrei dire ancora una cosa, la tradizione della langa vi aspetto il giorno del merendino a Corte Emilia, perché io l'ho detto prima che con il ricavato, perché si sa che andando a cantare le uova via chi do io, sì. A proposito, avete dato qualcosa? Sì? Sì, andò. Sei a posto. Ok, allora dicevo, il giorno del merendino faranno una grande festa a Corte Emilia dove si mangia, si beve, ci sarà il Bravon Cusona. E poi, signori, a Corte Emilia guardate che belle ragazze che ci sono. Eccomi. Sì. Allora qui mi dicono di fare il giro col peron, non lo so se lo posso fare io non dico niente, cioè non lo so, cosa devono fare adesso? È finito, ci congediamo? Sì, ci congediamo dal nostro gruppo. Aspetta un attimo. E appunto ringraziandoli, adesso non so se mentre effettuano il giro vadano tutti dietro, vada solo la signorina, come sono organizzati nel loro giro, ecco. Fanno la loro uscita, grazie ancora, vi aspettiamo alla Pasqua dell'anno prossimo, naturalmente. Ok, grazie, grazie, e ricordo ancora a tutti a Corte Emilia il giorno del merendino. Thank you.
produce di ringrazia ancora un nostro brano, la scampagnata nelle Langhe. Vieni su con me, è tanto da scoprire, sapori delle Langhe, tu ci devi venire. Vive torno, sai chi sia, con i bronzi e allegria, c'è la semplicità, tanti e cordialità. Ho come bello andare, che monta a villeggiare, da cascina in cascina, bagna cauda a saporare. Se tu vuoi mangiare bene, per tu che devi mangiare, sui sotto i taglierini, accontenti anche i bambini. Sono belli e dall'altro potrei guardare tutti i vigneti su quei pendii e quel buon vino devi gustare. Amore mio, staremo bene, quell'aria pura a respirare. Pero
cammina stento. Se vuoi viaggiare veloce, quel treno non piglia, adopera un altro mezzo, se hai fretta di andare. Se vuoi viaggiare veloce, quel treno non piglia, adopera un altro mezzo, se hai fretta di andare. E adesso il treno settantenne, spingi ancora settant'anni. Il treno settantenne è il treno del passato, sta su un binario morto, ormai dimenticato. So qualche volta l'anno ha la soddisfazione di far qualche corsetta a forza di spinto. So qualche volta l'anno ha la soddisfazione di far qualche corsetta a forza di spinto. Ce n'è per tutti da 20 a 70. Adesso andiamo con un brano di Aluto, Primo Maggio. Vai. Servizievoli, amici domestici, elettrodomestici di Pastrengo a Carcare in via Castellani. Durano nel tempo perché sono delle migliori marche e risolvono ogni tuo problema perché sono in un vastissimo assortimento. Pastrengo elettrodomestici a Carcare in via Castellani 12, telefono 51 81 74. Amici domestici.